Siamo nel cuore di Napoli, nel cuore del centro storico, in questa chiesa che venne edificata alla fine del 1500 dai padri domenicani provenienti da Soriano di Calabria e che da loro prese il nome. La parrocchia si chiamò San Domenico Soriano. Qui, a partire dalla fine dell'Ottocento, riposa il corpo del giovane Nunzio Sulprizio, beatificato da Papa Paolo VI nel 1963, il 1 dicembre, e canonizzato di recente da Papa Francesco. Ed è proprio dal giorno della canonizzazione, da quando finalmente abbiamo potuto chiamarlo San Nunzio, che la storia di questo luogo sta un po' cambiando. È cambiato anche il nome. Adesso si chiama la parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio. Dicevo, una parrocchia antica costruita dai padri domenicani che vive le vicende del centro storico della città e che segue gli orientamenti della città di Napoli, dove da tempo, da lungo tempo, c'è il culto, la devozione a colui che pertanto è stato il beato Nunzio Sulprizio e adesso San Nunzio. Questo giovane canonizzato da Papa Francesco, nato nel 1817 in un paesino dell'Abruzzo pesco-sansonesco, dove ha ricevuto la grande istruzione della fede, nato in una famiglia molto religiosa, perde molto presto la mamma e il papà, resta orfano, completamente solo al mondo, viene affidato alla nonna materna, la quale diventa per lui maestra di fede. Lei gli insegna che nel tabernacolo c'è il corpo di Cristo. E così Nunzio si innamora dell'Eucarestia e diventa un ragazzo innamorato del Santissimo Sacramento. Poi la nonna gli insegnerà la preghiera del Santo Rosario, ma con i suoi insegnamenti segnerà tutta la sua vita e lo accompagnerà per poco tempo, perché quando Nunzio ha soltanto 9 anni, la nonna muore e viene affidato alle cure di uno zio, brusco, violento, dedito al vino, attaccato al denaro, che lo ridurrà ad uno schiavo di un'officina, lì a Pesco-Sansonesco, dove il piccolo Nunzio viene privato dei suoi più grandi conforti, del rosario e dell'Eucarestia, e viene costretto a lavorare giorno e notte in questa bottega, dove si ammalerà di tubercolosi prima polmonare e poi tubercolosi ossea. Con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute si deciderà poi di portarlo qui a Napoli, dove verrà affidato alle cure di un colonnello, un nobile, un principe, il colonnello Felice Wokinger delle guardie svizzere di servizio qui a Napoli, e da lì la storia di Nunzio si evolve, si conosce a Napoli, esplode la sua santità, si conoscono i doni spirituali di cui la provvidenza lo aveva dotato negli anni della sua infanzia e poi della prima adolescenza, e avvengono i primi miracoli. Viene ricoverato a Napoli, quando arriva viene ricoverato presso l'ospedale degli incurabili, dove riceve per la prima volta la comunione e viene acclamato subito appena fa la comunione come un piccolo santo, perché quando riceve l'Eucarestia va in estasi per la prima volta. E poi all'ospedale degli incurabili, dove si dedica alla cura di coloro che soffrono più di lui, come lui stesso riferirà, all'ospedale degli incurabili compie i primi miracoli, persone che vengono guarite nel corpo, guarigioni anche di cancro in alcuni casi, come riferiscono le fonti, come riferiscono le testimonianze e le deposizioni del processo di beatificazione, ma moltissimi sono quelli che vengono guariti nell'anima. La preoccupazione, la premura di Nunzio è quella di risarcire Gesù da tutte le offese che gli sono state fatte. Allora porta le anime alla confessione, all'Eucaristia, e molti ricevono il perdono sacramentale prima di morire. Comincia poi ad innamorarsi della figura dei sacerdoti e desidera lui stesso diventare prete, ma la malattia glielo impedirà, una malattia che si evolve molto velocemente. Nonostante ciò, egli si dà una regola di vita, va ad abitare con il principe Wokinger lì al castello del Maschio Angioino, ancora adesso qui nel cuore della nostra Napoli, dove decide di spogliare la sua stanza di tutti gli arredi nobili e la trasforma nella cella di un monaco. Lì vivrà gli ultimi giorni, contemplando l'immagine del Sacro Cuore di Gesù Bambino e ricevendo estasi continue, fino al giorno in cui arriva la morte. Ed egli l'accoglie, perché con la morte arriva il Signore, lui stesso dirà.
alla fine proprio della sua vita, l'ultimo giorno, quel 5 maggio del 1836, Nunzio in fin di vita, ormai per tutte le complicazioni che erano sorte, una cancrena che avrebbe reso necessaria l'amputazione della gamba e poi problemi ai reni, al cuore, e gli chiede di ricevere il Santissimo Sacramento. Entra nella stanza il cappellano portando il corpo di Cristo e si assiste ad un miracolo. Nunzio si riprende completamente, ritrova la forza di mettersi a sedere in mezzo al letto e acclama il sacramento dicendo: ecco il pegno della mia salvezza. Poi, guardando fisso in un angolo della stanza, dice ai presenti: vedete com'è bella la Madonna, e così si addormenta nel Signore. La città accorre al castello e cominciano ad acclamare la santità di questo giovane. Ci vorranno molti giorni per fare il rito esequiale, vista la folla che accorreva per venerare, per ricevere delle reliquie già del corpo di questo giovane santerello. Lo chiamavano o Santariel Nost nel dialetto napoletano di allora come quello attuale. E nel ricordo di molti santi resterà per sempre Nunzio. Tra questi il sacerdote originario di Secondigliano, un quartiere di Napoli, un certo Don Gaetano Enrico, adesso santo, proclamato santo da Benedetto XVI, che mentre fondava la sua congregazione di missionari del Sacro Cuore incontrò Nunzio, desideroso di accoglierlo nella sua congregazione religiosa, e profetizzò che Nunzio sarebbe stato un grande santo. Da allora Nunzio Sulpizio fa parte della famiglia religiosa, sebbene solo spiritualmente, perché non poté entrarvi canonicamente, ma spiritualmente è parte della famiglia religiosa dei missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. E poi alla parrocchia del Carmine, alla Basilica del Carmine Maggiore, resterà il ricordo nel cuore dei padri di questo giovane che andava lì a messa e che ricevette l'abitino, lo scapolare della Madonna del Carmine, così come nella chiesa parrocchiale di Santa Brigida, dove ci sono i chierici della Madre di Dio, dove ogni giorno andava a messa e chiedeva di restare in preghiera anche dopo la chiusura del Tempio, e i padri lo lasciavano pregare, cogliendo in lui veramente i doni del Signore. Subito dopo la morte di Nunzio Sulpizio esplode la santità e si verificano grandi segni, grandi miracoli. Uno tra quelli degni di nota, la caduta da cavallo di una dama di corte, la quale si era provocata una frattura esposta. Il colonnello Wokinger decide di portare una delle bende con le quali il giovane Nunzio medicava le sue ferite. La benda viene applicata sulla frattura della donna nobile, e la frattura si ricompone sotto gli occhi di tutti, e sarà proprio il re di Borbone a versare la somma di 1000 ducati per aprire il processo di beatificazione e canonizzazione. Il tempo passa inesorabile, cambia la dinastia regnante a Napoli, dai Borbone arrivarono i Savoia, il castello fu chiuso e diventò pressoché impossibile poter visitare la tomba del giovane Nunzio. Allora il popolo chiedeva e il cardinale di Napoli, Alessio Ascalesi, dispose la traslazione del corpo di Nunzio nella chiesa, qui nella piazza, nella chiesa di San Michele, una congregazione di sacerdoti. Da lì poi venne traslato nella chiesa parrocchiale, dove tuttora è esposto sotto l'altare. E il processo approdò ad una conclusione favorevole nel 1963, grazie a Monsignor Aurelio Marena, vescovo prima ausiliare di Napoli e poi vescovo di Ruvo e Bitonto, il quale fu postulatore della causa, quindi raccolse tutti i dati, le deposizioni, la documentazione necessaria, e si ebbero due miracoli, come allora richiedeva la legislazione delle cause dei santi. Un primo miracolo fu la guarigione di una donna napoletana da un cancro all'addome, e il secondo la guarigione di un giovane di Pesco Sansonesco che si era ammalato di una semplice otite, e però mal curata l'infezione portò dei danni gravi al cervello, e mentre era in fin di vita, con l'invocazione di Nunzio Sulpizio, ricevette la guarigione istantanea. Il Papa, attualmente santo, Giovanni XXIII, si era appassionato al caso del santino dal piede malato, così come lo chiamava, e voleva portarlo lui stesso alla beatificazione, perciò promulgò i decreti sui miracoli, ma poi il Papa morì e quindi subentrò Paolo VI, che venne eletto appunto nel 1963, il 1° dicembre, in pieno Concilio Vaticano II, mentre si discuteva anche della santità dei laici, della necessità di presentare ai laici dei modelli di santità, si decise di beatificare, dopo tutto l'iter secondo le norme canoniche, di beatificare il nostro Nunzio Sulpizio. Era il 1° dicembre del 1963, e nell'omelia Paolo VI fu profetico, fece una vera e propria profezia, perché ebbe a dire ai giovani delle generazioni future:
questo beato, che lui definì giovane e operaio, avrà modo di dire che la gioventù non è soltanto l'epoca delle facili passioni, la stagione della vita nella quale si affronta il banale entusiasmo, ma è la stagione per combattere, per lottare, per creare e costruire gli ideali validi e solidi che si ancorano al Vangelo di Cristo. Dal 1963, soltanto nel 2015, si poté aprire poi il processo per la canonizzazione. Il miracolo riguardò stavolta un giovane tarantino, il quale aveva avuto un grave incidente di moto. Ricoverato dopo questo incidente, insomma, si era scontrato con un'autovettura, con un volo di circa 6 metri sull'asfalto, ricoverato in gravissime condizioni, i medici aspettavano la morte. I genitori del giovane frequentavano la parrocchia di Taranto, intitolata appunto Beato Nunzio Sulpizio, erano devoti di questo beato e cominciarono a pregare il Beato Nunzio. La mamma di questo giovane di nome Pasquale riferisce che lei sentiva questa ispirazione interiore, che una voce quasi che le diceva: prega il Beato Nunzio e non ti preoccupare. Cominciò a pregare, chiese qui a Napoli una reliquia che venne spedita. Appena la reliquia venne messa sul corpo del giovane, che era ricoverato in ospedale, all'ospedale dell'Annunziata di Taranto, in terapia intensiva, subito si riscontrarono i primi segni di miglioramento e poi la guarigione definitiva. Il giovane adesso è in perfetto stato di salute e la Congregazione delle Cause dei Santi, accogliendo l'inchiesta diocesana fatta a Taranto, ebbe modo poi di valutare la documentazione clinica attraverso la commissione medica, la consulta medica, e il fatto venne ritenuto scientificamente inspiegabile. Poi così la commissione teologica, la consulta dei teologi, ritenne allo stesso modo che si trattò dell'intercessione di San Nunzio, di Nunzio Sulpizio, dell'allora beato, e così si decise, il Papa decise di canonizzarlo il 14 ottobre, anche per presentare, soprattutto per presentare alle giovani generazioni un modello di santo. E così in piazza San Pietro il Papa molto affettuosamente definì Nunzio Sulpizio il giovane ragazzo napoletano che ha saputo incontrare Cristo nel dolore, nella sofferenza, e testimoniare l'amore di Dio. Dal 14 ottobre in questo luogo, in questa chiesa, è ininterrotto il flusso di pellegrini, non solo della città, della provincia e della regione, ma anche dall'estero. Abbiamo avuto pellegrini venuti dal Nord America, dal Sud America, e poi dall'Europa, da varie nazioni d'Europa, e continuamente si alternano i parroci che portano i loro gruppi, soprattutto i gruppi giovanili, non solo per un momento di conoscenza con questo nuovo santo, appunto protettore dei giovani, ma anche perché molti si sentono attratti dal messaggio di Nunzio Sulpizio, che appunto vuole dire alle nuove generazioni che Dio non è lontano dai giovani, che la Chiesa cattolica non è distratta di fronte alle problematiche e alle sofferenze del mondo giovanile, e soprattutto tutto il messaggio che egli vuole dare è che i due grandi amori della sua vita, cioè l'Eucarestia, il Santissimo Sacramento e il Santo Rosario, sono la chiave da impugnare per aprire di nuovo le porte dei nostri cuori e un giorno la porta del Paradiso, affinché possiamo entrarvi. Ora ci avviciniamo all'urna che contiene i resti mortali del santo, dove continuamente arrivano pellegrini e si fermano in preghiera, sentendosi attratti mentre passano fuori alla chiesa. Tanti entrano e accolgono Nunzio nella loro vita come santo protettore. In occasione della beatificazione avvenuta il 1 dicembre del 1963, l'allora postulatore Monsignor Aurelio Marena decise, con la ricognizione canonica, di esporre il corpo del beato Nunzio Sulpizio in questa urna artistica che adesso è diventata altare, e nell'urna si può vedere appunto questo corpo, la cui testa, le mani e i piedi sono in cera secondo lo stile e il modo dell'epoca, e all'interno sono contenuti tutti i resti mortali del giovane santo, un santo morto soltanto a 19 anni. La santità di Nunzio Sulpizio interpella particolarmente i giovani, e possiamo con bellezza, vorrei dire, notare il legame tra la gioventù del santo e la giovanezza di Cristo. Il modello di santità per ogni battezzato è il Signore Gesù, è Lui
il maestro della santità, è lui l'esempio più grande di santità, ma soprattutto lui è la fonte e la sorgente della santità della Chiesa e dei battezzati. E proprio ad immagine di Gesù, della giovanezza di Cristo, Nunzio Sulprizio richiama alla necessità della vocazione battesimale di ciascuno di noi, la necessità di diventare santi. Papa Francesco, nel suo ultimo documento sulla santità intitolato Gaudete et Exultate, dice proprio che suo desiderio come pontefice della Chiesa Cattolica è di far risuonare ancora una volta la chiamata universale alla santità tra i battezzati, e in modo speciale la canonizzazione di Nunzio Sulprizio, la figura di questo santo giovane innamorato dell'Eucaristia e della Madonna, non solo ci richiama alla necessità di diventare santi, ma ci richiama anche la bellezza della santità. Chi diventa santo custodisce e conserva per sempre un cuore giovane. La santità è proprio la stagione della vita che non tramonta mai. E Nunzio Sulprizio, San Nunzio Sulprizio, ci invita proprio a custodire un cuore giovane, a custodire un cuore libero. Il Salmo ci fa pregare dicendo: come potrà un giovane tenere pura la sua vita custodendo le tue parole? La gioventù non ha impedito a Nunzio Sulprizio la serietà, non ha impedito la maturità e non gli ha tolto il coraggio. È un giovane innamorato dell'Eucaristia, della Madonna, ma innanzitutto un giovane coraggioso che ha saputo affrontare la sofferenza della perdita dei genitori, dei maltrattamenti ricevuti dallo zio materno, anche e soprattutto unendosi a Cristo nell'Eucaristia, ricevendo l'Eucaristia. Ha avuto il coraggio di amare e di perdonare coloro che lo hanno tradito, ferito. Qui da Napoli, durante gli anni della sua permanenza, scriverà una lettera allo zio, questo zio che lo picchiava ferocemente, che gli impediva di pregare, di andare a messa. Lui lo porterà sempre nel cuore come una persona cara, una persona amata, e una bellissima lettera nella quale lui apre appunto l'epistola dicendo: mio riveritissimo signor zio, e conclude dicendo: vi ringrazio per tutto il bene che mi avete fatto e continuo a volervi bene, e con voi abbraccio tutta la vostra famiglia. È un messaggio forte che la santità di Nunzio vuole dare a tutti i battezzati, in modo speciale ai giovani, così come l'ha pensato il Santo Padre per i giovani. Un messaggio forte, quello del perdono che nasce dal legame con Cristo. Solo chi ama Cristo può capire l'amore del prossimo e per il prossimo. Solo chi ha sperimentato l'amore di Cristo può avere la forza per non incattivirsi, per non chiudere il cuore, per non ricambiare il male con il male. Questa è la vita di Nunzio Sulprizio, il suo messaggio e l'appello che lui come giovane santo rivolge a tanti giovani chiamati alla santità, ricordando che la santità è la piena realizzazione della vita ed è la vera felicità per un cristiano. Con la beatificazione si allestì ovviamente la liturgia in San Pietro e furono fatti, dipinti, gli arazzi che vedete da questo lato e che vi mostro, raffiguranti i miracoli che furono necessari secondo la legge dell'epoca. Questa è la cappella di San Nunzio Sulprizio, dove sono esposti gli arazzi che vennero appunto affissi, appesi nella Basilica di San Pietro il giorno 1 dicembre del 1963. Secondo la tradizione liturgica del tempo venivano dipinti i fatti miracolosi, quindi da un lato la guarigione del giovane di Pesco Sansonesco, che era stato guarito da questa otite, partita come otite e poi diventata infezione addirittura, che aveva attaccato il cervello; dall'altro lato invece l'arazzo raffigurante la guarigione della donna napoletana dal cancro all'addome, e mentre proprio alle mie spalle l'arazzo della gloria, dove si raffigura questo giovane ormai libero da ogni segno di malattia ma con i simboli della bottega, quindi l'incudine, il fuoco, il martello e il giglio della purezza, con i due angeli che raffigurano appunto la sua presenza in paradiso. E ora entriamo nel museo. Appena rientrati da Roma dalla cerimonia di canonizzazione, con migliaia di pellegrini venuti da Napoli, venne inaugurato questo museo dove sono custodite opere e oggetti che riguardano il santo e la devozione al santo. Qui innanzitutto questa riproduzione della tela
che raffigura San Nunzio Sulprizio. Qui è una riproduzione, la tela è custodita in un'altra sala parrocchiale ed è la vera immagine di San Nunzio Sulprizio che venne dipinta pochi giorni prima della sua morte. Il colonnello Wokinger, appunto questo nobile che aveva accolto presso di sé Nunzio semplicemente con il desiderio di compiere un'opera di carità, ma alla fine se ne innamorò come un vero papà, prevedendo che la fine era ormai imminente, decise di far dipingere questa immagine che tuttora custodiamo, e si può notare che sebbene si tratti di un soggetto giovane, si vede dal colorito e dall'aspetto che si tratta di una persona ammalata, e risale appunto agli ultimi giorni di quel maggio del 1836 nel quale Nunzio Sulprizio moriva a Napoli, acclamato subito santo. Subito dopo c'è il breve di Paolo VI, il documento, l'atto ufficiale con il quale il Papa proclamava la beatificazione e a firma autentica del cardinale Amleto Cicognani, allora segretario di Stato. E poi una serie di altri quadri molto più recenti, questo risale al 2014, e altri due risalgono ad una mostra che si è tenuta a Napoli, organizzata dalla Conferenza Episcopale, una mostra che ha avuto come titolo I volti di Nunzio. In fondo ancora altre due raffigurazioni di autori napoletani, questa risale ai primi del Novecento e questa invece agli anni Ottanta del 1900. Questa sul legno è stata realizzata dagli allievi della Scuola d'Arte di Firenze, come le altre opere che vi dicevo della mostra, ed è stata donata appunto dall'autrice. Vuole richiamare la sofferenza di Cristo che diventa la sofferenza di San Nunzio. In questo armadio invece abbiamo voluto esporre delle reliquie importanti. Un reliquiario che contiene i capelli del santo che furono prelevati con la prima ricognizione canonica, e un altro reliquiario nel quale si conservano i resti del sangue, perché dopo 14 giorni il cadavere venne salassato ad una mano e ne venne fuori sangue che venne raccolto in questa teca, ma poi, non essendo stato trattato chimicamente, si è consolidato. Qui ci sono libretti devozionali appartenuti al postulatore, Monsignor Aurelio Marena, e da quest'altro lato invece quest'altro reliquiario contiene quell'abitino, lo scapolare ricevuto alla Basilica del Carmine Maggiore, che venne messo sul corpo nel giorno della morte, rinvenuto con la ricognizione canonica, si frantumò e venne perciò racchiuso tra questi due vetrini dove tuttora resta. E nell'ultimo ripiano lettere che risalgono alla fine dell'Ottocento di devoti che chiedono grazie e che attestano di aver ricevuto grazie. In questa teca invece ci sono giornali che a partire dagli anni 60 attestano la devozione dei napoletani a San Nunzio Sulprizio e ripercorrono un po' il processo di beatificazione, alcuni articoli dell'Osservatore Romano in cui vengono riportati i passaggi della causa di beatificazione. C'è tra questi un giornale di epoca nazista in lingua tedesca che descrive per tratti sommari Nunzio Sulprizio, allora venerabile, e qui un dispositivo dell'autorità fascista del municipio di Napoli, messo dall'allora podestà, il quale informa che stava venendo un grosso gruppo di pellegrini abruzzesi in visita al venerabile. Mentre qui ci sono i due processi, gli atti dei due processi, il processo di beatificazione, come ricordavo, raccontavo prima, con i due miracoli, il processo di canonizzazione con il miracolo riguardante il giovane tarantino Pasquale Bucci, guarito da questo stato di coma grave. Mentre da quest'altra parte un po' una raccolta di ex voto portati dai fedeli, è ancora in allestimento perché ne arrivano quasi in continuazione, quindi le nostre sale si stanno arricchendo sempre di più, e nella parte inferiore invece gli abiti del giovane Nunzio, gli ultimi abiti rimasti al colonnello Wokinger, il quale poi li donò ad un sacerdote. E questo sacerdote, quando seppe che la causa era stata avviata, volle restituirli, in modo particolare questo pantalone. Qui il colonnello, prima di donarlo, volle far ricamare, come tuttora vediamo, le iniziali Nunzio Sulprizio, servo di Dio. Il colonnello Wokinger morì a 90 anni dopo aver potuto leggere lui stesso il decreto di venerabilità di Nunzio Sulprizio, e quindi morì con questa gioia. Anche egli moriva in fama di santità.
Da questa parte la stanza del santo, con gli oggetti a lui appartenuti e le ultime cose che ha avuto prima di morire. Qui abbiamo ricostruito la stanza del santo, grazie sempre al primo postulatore della causa, che fu il vescovo Aurelio Marena, un uomo di formidabile ingegno, oltre che di santa vita, ma soprattutto un grande devoto di Nunzio Sulpizio, il quale tra i tantissimi meriti ha avuto anche quello di aver recuperato e custodito nei depositi poi della postulazione tutto ciò che era appartenuto a Nunzio Sulpizio e che egli era riuscito a rinvenire attraverso i suoi studi e delle ricerche storiche. Quindi in questo armadio, innanzitutto in questa vetrina, al primo ripiano c'è il contenitore di vetro con le bende adoperate per medicare e pulire le ferite delle piaghe di Nunzio Sulpizio. Al secondo ripiano invece delle teche di vetro che contengono frammenti ossei e di tessuto oltre che di capelli del santo, ed inoltre un piccolo contenitore di vetro con unghie e denti. Nel terzo ripiano invece fodere della bara e di alcuni vestiti del santo, insieme con i resti dei sandali che indossava quando è morto, e in fondo ancora il cestino con le bende, ulteriori bende, adoperate per pulire le ferite di Nunzio Sulpizio insieme ai resti di un guanciale, così come frammenti provenienti dall'ultima sepoltura e terreno della sepoltura. Sul letto invece il bastone con il quale venne sepolto e la corona del Santo Rosario che portava in mano, che è la stessa di quella che si può vedere sul quadro, e il crocifisso della bara della sepoltura. Qui invece la prima statuetta realizzata del venerabile servo di Dio Nunzio Sulpizio allora, e dei libretti devozionali, la tavola di legno del letto, e qui il calco funebre e il busto adoperato dal santo negli ultimi tempi della sua vita.